La terra trema e senti uno scricchiolio. Oh no, la cupola sta cedendo. Tutti corrono verso le loro capsule di salvataggio per evacuare. La gente spinge per farsi strada. L'atmosfera nella cupola, simile a quella terrestre, è compromessa e sarai esposto agli elementi presenti sulla superficie di Marte. Tutti mettono i caschi. Di secondo in secondo la crepa si allarga e le persone sono nel panico. Cercano di salire sulle navette per fuggire il più rapidamente possibile. Nella frenesia si infilano su quelle sbagliate e non c'è più spazio per te. Le luci rosse di avvertimento iniziano a lampeggiare nella cupola e una voce risuona dicendo a tutti di indossare i caschi. Tra poco l'atmosfera marziana penetrerà nella cupola e gli umani non saranno più in grado di respirare. Che sfortuna, eri appena arrivato su Marte. E mentre le astronavi si stanno allontanando, cerchi di capire cosa fare. Chiedi aiuto, ma nessuno ti risponde. Improvvisamente un robot arriva alle tue spalle e senti un debole rumore provenire dai suoi altoparlanti. Ti dice: nessuno può sentirti, perché l'atmosfera su Marte è molto meno densa che sulla Terra e c'è anche molta più anidride carbonica che assorbe le onde sonore. Anche se ci fosse un concerto a soli 9 metri di distanza, sembrerebbe lontano chilometri. Ti serve il mio aiuto per qualcosa? Gli chiedi aiuto e ti mostra un modello in 3D della cupola. Vedi altre navette, quindi decidi di raggiungerle. Sfortunatamente, però, si trovano al lato opposto della cupola. E proprio quando stai per andare nel panico chiedendoti come arrivarci, il robot si trasforma in una bicicletta e ti dice di salire. Ci sali sopra e pedali per la città, osservando tutti gli edifici e le strade vuote. La crepa si sta facendo ancora più grande e dei minuscoli pezzi della cupola iniziano a cadere dall'alto, come se fossero neve. Quando arrivi dall'altra parte, le ultime persone stanno salendo sull'unica navetta rimasta. Le insegui, cercando di attirare la loro attenzione. Allora suona il campanello della tua bici, ma non fa quasi alcun rumore. La navetta si allontana e loro non fanno in tempo a notarti. Ti chiedi perché i suoni non si sentano e il robot ti spiega che su Marte i suoni acuti si sentono pochissimo. L'anidride carbonica rende suoni come quello delle campane e il cinguettio degli uccelli quasi impossibili da sentire. Se solo fossi sulla Terra, ti avrebbero sentito. Il robot ti dice che c'è un'ultima possibilità per scappare e si trasforma in una piccola astronave. Entri e voli attraverso una crepa nella cupola nello spazio. Sta andando così velocemente che tra poco dovresti essere sulla Terra. Ma proprio quando inizi a rilassarti, vedi una luce rossa lampeggiare. Chiedi al robot cosa c'è che non va, ma non risponde. Improvvisamente ti rendi conto che non puoi sentire nello spazio. Il suono viaggia attraverso onde e le onde hanno bisogno di qualcosa attraverso cui muoversi, come l'aria o l'acqua. Lo spazio è solo vuoto, quindi non puoi percepire suoni. L'astronave cambia improvvisamente direzione e si allontana dalla Terra. Cerchi di manovrare il robot nella giusta direzione, ma non sai attirare la sua attenzione. La nave si dirige verso Venere. E man mano che ti avvicini, la turbolenza si fa più forte. Su Venere i venti sono più veloci di qualsiasi tornado sulla Terra. Vieni sbalzato via dalle raffiche di vento mentre cerchi un luogo sicuro dove atterrare. Il robot riesce a mantenere una rotta costante nonostante il vento e, mentre attraversi i diversi strati dell'atmosfera, ne senti il calore. Alla fine il robot individua una piccola grotta e atterra. Non appena il robot tocca terra, si trasforma in una tuta spaziale da indossare, così sei al sicuro in questo ambiente estremo. Le previsioni per oggi su Venere. Caldo rovente, temperature estreme sia di giorno che di notte, previste nubi di acido solforico e venti di burrasca. L'atmosfera è composta da anidride carbonica, quindi la tua voce sarà più intensa, a causa dell'atmosfera densa del pianeta. È il secondo pianeta più vicino al Sole, ma è il più caldo. La sua atmosfera intrappola il calore del Sole e lo mantiene sul pianeta. In realtà fa così caldo che il piombo potrebbe sciogliersi. Se tu fossi su un'astronave, si scioglierebbe in pochissimi minuti. Fortunatamente, hai un'indistruttibile armatura robotica. Provi a chiedere al robot di tornare indietro, ma la tua voce emette uno strano suono.
Le corde vocali vibrano più lentamente che sulla terra, quindi il tono è più basso. Allo stesso tempo, la velocità del suono è maggiore e il suono più cigolante. L'alto contenuto di anidride carbonica nell'aria crea un effetto che induce il cervello a pensare che la sorgente sonora sia piccola. Nel complesso, sembra che tu stia imitando un'anatra. Guardi all'orizzonte e vedi molte colline e montagne. Ma il robot ti dice che molti di questi sono vulcani. Venere ha più vulcani di qualsiasi altro pianeta nel Sistema Solare. Gli scienziati ne hanno scoperti più di 1600 soltanto in superficie, il che potrebbe significare che ce ne sono altri ancora da scoprire. Sì, forse stare qui tutto il giorno non è una buona idea, e non solo per il caldo. Un giorno su Venere dura 243 giorni terrestri. In effetti, un giorno su Venere è più lungo di un anno, perché ci vogliono 225 giorni per completare una rotazione attorno al Sole. È difficile comunicare, ma alla fine ci riuscite. Il robot ti dice che si era perso e che tornerai sulla Terra in men che non si dica. E mentre cammini nella grotta, ti rendi conto che in realtà sei all'interno di un vulcano. Dice al robot di sbrigarsi e di riportarti a casa prima che erutti. Chiaramente non è molto bravo a navigare nello spazio, perché non passa molto tempo prima che tu finisca da qualche altra parte. Ora sei su Titano, la luna più grande di Saturno. Questa luna è così grande che è persino più grande di Mercurio, il pianeta più vicino al Sole. L'astronave raggiunge l'atmosfera, che è simile a quella terrestre. L'unica differenza è la foschia arancione nell'aria, che toglie gran parte della visibilità. Mentre scendi verso la superficie della Luna, il robot rileva del cianuro su tutta la superficie e soffici nuvole fatte di metano ghiacciato. Atterri su un punto morbido e inizia a cercare di convincere il robot a riportarti a casa. Almeno qui non sudi. Il robot si trasforma e inizia a scrutare l'ambiente circostante. L'atmosfera qui è circa il 60% più spessa di quella terrestre. Sembra di camminare nello sciroppo d'acero. Il contenuto di azoto nell'aria è molto alto, quindi i suoni qui sono sorprendentemente simili a come sono sulla Terra. Dici al robot che vuoi tornare a casa, la tua voce suona come una specie di grido forte e rauco. Questo perché su Titano c'è più azoto che sulla Terra e il suono viaggia più lentamente. Fortunatamente riuscite a capirvi. Il robot ti dice che ha bisogno di assorbire energia dai pannelli solari prima di decollare, quindi dai uno sguardo in giro. Questa luna è tra i pochi corpi celesti del Sistema Solare con formazioni fisse di liquidi sulla superficie, come fiumi, laghi e mari. Ora ti rendi conto del perché il robot si è confuso, del resto Titano è simile alla Terra. Anche il cielo su Titano ha dei cicli di liquidi, con pioggia, evaporazione e condensa. Ma non è acqua come sulla Terra. Il liquido qui è il metano. Gli scienziati pensano che ci possa anche essere attività vulcanica, ma che, al posto della lava fusa, ci sia acqua. Altri pianeti, come Marte, hanno ghiaccio sulle cime delle montagne e tracce di acqua sotto la superficie, ma niente somiglia alla Terra come Titano. Alcuni scienziati ritengono che tra miliardi di anni questa luna potrebbe essere la nostra prossima casa. A quel punto la temperatura del Sole aumenterà, rendendo l'atmosfera terrestre inabitabile. Le temperature di Titano, invece, saranno adatte a creare oceani e a sostenere la vita. Il robot si ricarica abbastanza per volare via, così puoi tornare a casa. Sarà bello avere una conversazione normale in cui la tua voce non sembri quella di un cartone animato. Phew! A cosa dobbiamo il nostro aspetto? In maggior parte al nostro pianeta, la Terra, alla sua atmosfera, alla gravità e ad altre caratteristiche intrinseche. Quando andiamo in vacanza al mare per una settimana, ci abbronziamo. Semplice. Ma se vivessimo su un altro pianeta? Un astronauta ha vissuto un anno intero sulla Stazione Spaziale Internazionale. Gravità zero significa nessuna normale pressione sul corpo. Come conseguenza, le sue ossa si sono indebolite, così come i suoi muscoli. Allo stesso tempo, lo spazio fra le sue vertebre è aumentato, facendolo diventare un po' più alto. Tutto questo in un solo anno. Più tempo passiamo in spiaggia, più la nostra abbronzatura diventa scura. Quindi, come sarebbe se ci trasferissimo
leggerissimo su Marte. Il primo grande cambiamento che potreste notare, dopo un paio di centinaia di anni, riguarderebbe il nostro nuovo scheletro. La gravità su Marte è molto più bassa che sulla Terra, quindi i muscoli e le ossa probabilmente diventerebbero più sottili. Non certo la situazione migliore per sopravvivere su un nuovo pianeta. La gravità ci farebbe sentire il nostro peso in modo diverso. Se il nostro peso sulla Terra fosse di 75 kg, su Marte peseremmo circa 25 kg. Bisognerebbe mangiare di più per diventare più forti e più grandi, per compensare la debole gravità di Marte. Che bello! È il momento di far crescere ossa più grandi e più forti, organi, muscoli, ogni cosa. Un'altra parte del nostro corpo subirebbe un cambiamento radicale. La pelle, l'organo più grande, la barriera più importante che ci protegge da tutto. Germi, vento, luce ultravioletta ci rende più presentabili e molto altro ancora. Potremmo aver bisogno di una pelle completamente nuova, probabilmente color arancione. No ragazzi, la pelle verde si trova solo nei racconti di fantascienza. Vi spiego il motivo. I carotenoidi offrono un'ottima protezione contro i raggi UV. Questi pigmenti si trovano nelle carote, nelle patate dolci, nei peperoni, nei pomodori, nelle zucche. Un mercato ortofrutticolo di Marte potrebbe guadagnare una fortuna. Più verdure si mangiano, più la pelle diventa arancione. Seguendo una dieta speciale e facendo pratica con un'attrezzatura high-tech, è probabile che un giorno vivere su Marte possa essere del tutto normale. Vivere su Mercurio sarebbe davvero difficile. È il pianeta più vicino al Sole ed è sicuramente più caldo della Terra, ma stranamente non più caldo di Venere. Le temperature di giorno raggiungono i 426 gradi centigradi, ma di notte scendono a meno 180 gradi centigradi. I giorni su Mercurio sono decisamente singolari. Avete presente quando si arriva alla fine della giornata e si ha la sensazione di non aver combinato molto? Beh, Mercurio ci aiuta a risolvere questo problema. Un giorno su questo pianeta dura circa 58 giorni terrestri. Questo significa che avremmo moltissimo tempo a disposizione per prepararci per andare a letto, anche se probabilmente tutto questo tempo a disposizione ci farebbe annoiare. Ecco un'ottima soluzione: diventare in qualche modo fatti di metallo, tipo titanio, nickel o platino. Questi elementi possono gestire condizioni estreme. La vita su Venere sarebbe molto più difficile che su Mercurio o Marte. La pressione potrebbe diventare un problema nel lungo periodo. Dovremmo convivere con un mal di testa senza fine. La pressione su Venere è uguale a quella che si può provare a 900 metri sott'acqua. Oh, e quella cosa di cui abbiamo bisogno in ogni momento della giornata? Cioccolata? Quasi. Aria? Beh, non ce n'è molta a disposizione su Venere. Troviamo anidride carbonica ovunque e la superficie del pianeta è completamente asciutta. Questo significa che farà caldo, 465 gradi centigradi. Alcune specie presenti sulla Terra possono sopravvivere oltre il punto di ebollizione dell'acqua. Probabilmente, se si riuscissero a mutare, sopravviverebbero alle folli temperature di Venere. 130 gradi centigradi è il record finora stabilito da una specie di microbi. Quindi preparatevi a un'incredibile trasformazione corporea. Vivere su Venere? Probabilmente per sopravvivere dovremmo trasformarci in piccoli microbi. Per fortuna, l'atmosfera di Venere contiene fosfina, tossica per l'uomo, ma adorata dai microbi. Visto che non siamo ancora dei microbi, dovremmo indossare un equipaggiamento speciale per controllare la pressione e respirare ossigeno, decisamente non il massimo della vita. Forse sarebbe più facile stabilirsi su Giove. Sì? No? Solo il nucleo di Giove è solido. Il resto del pianeta è formato da idrogeno ed elio. È conosciuto come un gigante gassoso. A differenza di Saturno, probabilmente ci ritroveremo a fluttuarci sopra. Possiamo rappresentarlo come una nuvola gigante e se mai riuscissimo ad atterrare, sarebbe come camminare dentro una nebbia fittissima. Anche qui l'escursione termica è elevata. In superficie troveremmo temperature incredibilmente basse, mentre più in profondità l'atmosfera potrebbe essere super calda. Ancora non abbiamo dati certi. Se vivessimo su Giove, non esisterebbero forme di comunicazione vocale. Questo pianeta gassoso assorbe le onde radio, quindi, anche se potessimo parlare, nessuno ci sentirebbe. Non avremmo la musica, quindi niente balli sfrenati. Le persone dovrebbero comunicare nel linguaggio dei segni. Fantastico! Ma non è tutto così semplice. L'atmosfera su Giove è vagamente selvaggia, venti di ogni tipo e nuvole di gas. Probabilmente non riusciremo a vedere oltre la punta del nostro naso. Possiamo dire che non andremo mai a vivere su Giove. Eppure questo pianeta è fantastico da guardare. È così grande che può contenere tutti gli altri pianeti del nostro sistema solare al suo interno.
e avanzerebbe pure dello spazio. Un viaggio su Saturno vi costerà circa un decennio e si rivelerà una grande perdita di tempo. Saturno è costituito per lo più da strati di gas. Non ha una superficie solida, quindi l'agricoltura, l'edilizia o qualsiasi altra normale attività terrestre sarebbero fuori questione. Prima di atterrare su Saturno, probabilmente ne esploreremmo gli iconici anelli, ma senza fortuna. Gli anelli sono fatti di milioni di frammenti di ghiaccio che galleggiano nello spazio, piuttosto difficili da calpestare. Avremmo potuto pensare che Saturno sarebbe stato la nostra destinazione finale. Alcuni strati di questa gigantesca sfera gassosa hanno in realtà una temperatura piuttosto buona. Immergendoci nell'atmosfera di Saturno, arriveremmo ad uno strato con molecole liquide e una temperatura di 0 gradi centigradi, come il Canada settentrionale, l'Alaska, la Svezia, solo che è impossibile camminarci sopra. Comunque, questo è solo un piccolo strato del pianeta, il resto è incredibilmente freddo. Quindi immagino che per vivere su Saturno ci sia ancora molto lavoro da fare. Niente di che, bisogna solo trasformarsi in una palla di neve o qualcosa del genere. E invece Urano? Il tempo scorre in maniera strana su Urano, quindi se siete in cerca di un bel posto per le vacanze, scegliete questo pianeta. Una vacanza di 2 settimane sulla Terra dura 3 anni su Urano. E se state cercando una destinazione marina, beh, su Urano troverete anche il mare. L'unico problema è che è fatto di ammoniaca, quella roba maleodorante che si usa per pulire. Ma attenzione a dove atterrate, se vi sbagliate potreste ritrovarvi a passare un anno intero senza sole. Come cambierebbe il nostro fisico dovendo passare un anno intero nel gelido e buio inverno di Urano? Avremmo bisogno di occhi più grandi per vedere al buio e di una pelle più spessa per ripararci dal freddo. Potremmo anche sviluppare un nuovo sistema uditivo come quello dei delfini. Nettuno è un altro pianeta gassoso, ma gli scienziati pensano che probabilmente all'interno ci sia un nucleo denso. Se facessimo il grande passo per vivere su Nettuno, probabilmente ci trasformeremmo in un rettile spaziale o in un pesce cosmico, in grado di galleggiare all'infinito sulla superficie. La gravità su Nettuno è solo un po' più forte che sulla Terra, eppure sarebbe davvero difficile rimanere fermi sulla superficie a causa dei fortissimi venti. Dovremmo aumentare la nostra massa per resistere. È ora di mangiare di nuovo! Vivere su questo pianeta però è veramente impossibile. Gli scienziati non vogliono nemmeno mandarci un'altra astronave. Benvenuti su Plutone! Freddo, gelido, minuscolo e super lontano. Decisamente non eccitante. È più piccolo della nostra Luna. Sarebbe veramente difficile rimanere sul pianeta. Scordatevi i tappeti elastici. Probabilmente dovremmo costruire un'enorme macchina in grado di tenerci attaccati al pianeta. Una sorta di finta gravità. Certo che con quel dispositivo avremmo bisogno di un sistema nervoso nuovo di zecca per evitare di avere sempre la nausea. Alla fine Plutone non è poi così male. C'è un oceano di acqua liquida sotto la superficie e montagne di ghiaccio. Con un equipaggio altamente addestrato e un mucchio di attrezzatura costosa e rifornimenti regolari dalla Terra, troppe seccature. Spaghettificazione. Chissà se è possibile scegliere il proprio condimento. In realtà è qualcosa che potremmo provare se mai scegliessimo di vivere in un buco nero. È un effetto che tende ad allungare gli oggetti, come te, in lunghe e sottili strisce cosmiche. Quindi una buona notizia, diventerai molto più alto. La cattiva notizia, sarai più sottile di un capello umano. Hai trovato posto su un'astronave per Plutone e un bel giretto della nostra galassia. Plutone è il più distante in assoluto dalla Terra e non ci sono scorciatoie, quindi mettiti comodo. A tutti i passeggeri a bordo vengono raccomandate almeno 8 ore di sonno ogni notte. Gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale hanno a disposizione cuccette singole, con degli speciali sacchi a pelo e un po' di spazio per gli effetti personali, altrimenti finirebbero per scontrarsi tra di loro. Per fortuna, nel tuo caso ci vogliono solo pochi giorni per arrivare su Plutone, quindi non hai problemi a dormire 8 ore ogni notte. Quando finalmente arrivi su Plutone, c'è una navetta pronta per portarti in hotel. Il pianeta nano si trova in una delle zone più buie del Sistema Solare, talmente lontano dal Sole che la sua luce lo raggiunge a malapena. Guardando dal finestrino, osservi il paesaggio montuoso, con picchi alti fino a 3000 metri. Ma le cime non sono imbiancate dalla neve, bensì dall'idrato di metano.
Il tuo smartwatch ti sa dire con precisione di cosa è composta l'atmosfera là fuori. Su Plutone è quasi tutto azoto e metano. Dopo un paio d'ore, la navetta finalmente arriva al tuo hotel, dove hai una stanza prenotata. Con tua sorpresa, hai prenotato un giorno soltanto. Una delle prime cose che noti è che la gravità è debolissima, il che ti rende difficile dormire. Finalmente, dopo un giorno di escursioni, puoi andartene a letto. Tecnicamente, però, la giornata non è ancora finita, perché un giorno su Plutone equivale a 6 giorni terrestri. Le tue 12 ore di tour organizzato, quindi, equivalgono ad appena un'ora qui sulla Terra. Se pensi sia troppo, immagina di aspettare 248 anni terrestri per festeggiare il Capodanno. Tanto, infatti, impiega Plutone per completare la sua orbita. Dopo un po', il tuo organismo si è adattato a Plutone e ora devi dormire per almeno 72 ore per svegliarti davvero riposato. Il giorno dopo, in termini plutoniani, lasci Plutone diretto verso Nettuno. Questo magnifico pianeta azzurro è affascinante, ma pericoloso. Per fortuna hai lo spirito di un avventuriero. Dalla tua stanza hai una fantastica vista su tutte le 14 lune di Nettuno. Avverti però il jet lag e decidi di dormire per qualche ora. Malgrado il tuo sia stato solo un sonnellino, senti una grande stanchezza e riesci appena a sgranocchiare qualcosa dal buffet. Su Nettuno un giorno dura 17 ore terrestri. Quando ti addormenti e ti risvegli dopo 10 ore, è passata già più di mezza giornata. Anche su Nettuno il Capodanno si fa attendere. Un anno dura 165 anni terrestri. Dopo un po' ti abitui ai ritmi nettuniani e riesci a dormire appena 3 ore per volta e a goderti il soggiorno. Prossima tappa, il pianeta più grande del Sistema Solare, Giove. Una volta a destinazione, il viaggio fino al tuo hotel dura un mese intero. Ma non un mese terrestre. Il giorno su Giove dura solo 10 ore. Fatto il check-in, decidi di rimanere in hotel, visto che il tempo fuori è parecchio tempestoso. Il pezzo forte del programma prevede una gita verso la Grande Macchia Rossa, un'enorme tormenta di vento che dura da almeno 300 anni. La macchia è grande da sola 2 volte l'intero pianeta Terra, e Giove è grande 1300 volte la Terra. Dopo un paio di giorni di escursioni, te ne torni in hotel a dormire un po'. Visto che il giorno dura soltanto 10 ore, decidi di dormire per un giorno intero. Dormire bene però è complicato, perché la gravità su Giove è molto più forte che sulla Terra. Per non parlare di andare in bagno durante la notte, alla fine ti bastano 2 ore di sonno per cavartela bene su Giove. Su Marte c'è molto più da vedere. Ti serve un giorno intero per ammirare il vulcano chiamato Monte Olimpo, la vetta più alta dell'intero Sistema Solare, 3 volte più dell'Everest. Il tuo hotel affaccia proprio sulla grande montagna ed è anche di gran lunga il più lussuoso e tecnologico del viaggio. Su Marte un giorno dura 25 ore terrestri, quindi significa che puoi concederti le tue normali 8 ore di sonno. Peccato che nel frattempo una colossale tempesta di sabbia ricopra l'intero pianeta. Quando la tempesta si calma, esplori le calotte polari, coperte di neve e di anidride carbonica. La temperatura è gelida. Sul pianeta rosso fa molto più freddo che sulla Terra. Marte impiega 687 giorni per completare un'orbita. Intanto comincia a sentire la fatica degli spostamenti tra un pianeta e l'altro. Su alcuni non riuscivi a dormire bene, o al contrario, dormivi per giorni interi. Su Mercurio il tuo hotel è scavato sottoterra, simile a un formicaio, ma anche là sotto il calore del sole si fa sentire. Malgrado Mercurio sia il pianeta più prossimo al Sole, è Venere il più caldo di tutti. Sul piccolo Mercurio un giorno dura circa 1408 ore, ovvero più o meno 60 giorni terrestri. La grande attrazione su Mercurio sono i tramonti. Col sole così vicino, i tramonti sono spettacolari, ma appena il sole se ne va, la temperatura precipita. Mercurio non ha un'atmosfera, quindi il calore va via subito e arriva il gelo. Devi restare ibernato un mese prima di ripartire. La tua prossima meta è Saturno, con le sue gigantesche lune. Un giorno qui dura solo 11 ore terrestri. Gli strati superiori dell'atmosfera sono sferzati da venti catastrofici. Ma per te c'è una fantastica vista delle lune e, naturalmente, degli anelli. Sono fatti di particelle di ghiaccio e roccia, particelle piccole quanto un chicco di riso o grandi quanto una barca. Ce ne sono miliardi e miliardi nei maestosi anelli di Saturno, probabilmente ciò che resta di antiche comete e pianeti nani.
Da Saturno fai un viaggio verso Titano, la sua luna più grande e la seconda luna più grande del Sistema Solare. Sembra che su Titano ci siano condizioni simili a quelle terrestri. Fa molto freddo però, data la grande distanza dal Sole. Titano potrebbe essere l'unico altro posto oltre alla Terra con fiumi, laghi e oceani allo stato liquido. Sicuramente ci sono laghi di metano, sui quali ti puoi godere una bella crociera. L'atmosfera è anche simile a quella terrestre e sembrano esserci le condizioni di base per la vita. Alzando gli occhi al cielo, vedi nuvole cariche di pioggia. La pioggia cade e devi ripararti sotto coperta. Il ciclo dell'acqua su Titano è simile a quello terrestre, ovvero l'acqua evapora e ricade giù, sotto forma di pioggia. Oltre all'acqua però c'è il metano. Terminata la crociera, visiti altre lune di Saturno prima di tornare sul pianeta. Si tratta dell'ultima tappa del viaggio e hai un sacco di foto da riguardare prima di tornare a casa. Il viaggio è durato quasi un intero anno terrestre e ti sarà difficile riadattarti alle condizioni del nostro pianeta. In tutto questo tempo hai dormito e vissuto in posti dove il sole non c'era mai o al contrario era estremamente vicino. Hai dormito poi in pianeti su cui la gravità era sempre diversa e ormai quasi non ricordi più cosa si prova a dormire in un normale letto. In alcuni posti il tuo letto era una sorta di capsula verticale per compensare la mancanza di spazio. Per questo ora hai costanti mal di testa e ti risvegli nel cuore della notte, quasi senza più senso dell'orientamento. Il lungo viaggio nello spazio ti ha poi fatto perdere molta massa muscolare rispetto a quando eri sulla Terra. Su Saturno e su Giove, ogni volta che ti svegliavi c'era la luce del sole a salutarti e il tuo corpo si era abituato. I tuoi cicli sonno-veglia, quindi, sono tutti sballati. Riadattarsi alla vita sulla Terra è così difficile che decidi di passare un altro po' di tempo in ibernazione, proprio come avevi fatto su Mercurio.